Un'altra vittoria, continui a segnare oggi un gol speciale, è arrivato alla fine. Mi viene da ridere, è incredibile quello che sta succedendo. Oggi sono stanchissimo e bagnatissimo. Questo gol al 94esimo, oltre a regalare i 3 punti a questa squadra, è incredibile. Mi ha fatto entrare anche nella storia del Trani perché nessuno aveva segnato per 6 partite consecutive, forse uno nel 28-29, mi dicevano i colleghi. Quindi sono strafelice. E niente, se c'era una squadra che meritava di vincere, eravamo noi. E alla fine sono arrivati questi 3 punti, anche se ci siamo complicati la vita in una maniera incredibile. Ormai le dediche ai gol sono finite. Dediche gol, oggi lo dedico a me stesso, perché è stata una partita dove ho sofferto tanto, dove il portiere sembrava che parasse solo a me, però non l'abbiamo mollato, è stato bravissimo anche Celli a passarmi l'ultimo pallone della partita e all'ultima occasione non potevo sbagliare per tutti i miei compagni che hanno profuso un impegno incredibile. Ormai, nella tua vita calcistica, questo è il tuo miglior momento? Diciamo di sì, dai, perché a Bari si dice sotto guasto, veniamo a giusto. Forse questo Trani, questa opportunità che mi sta dando Trani, a livello di affetto di tifoseria, a livello di compagni, a livello di tutto, mi sta regalando un'emozione incredibile. Quest'ultimo gol, chi se lo immaginava, al 95esimo, decidere così una partita sotto questa pioggia incredibile.